Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un thriller d'azione americano intitolato Safe. Attenzione spoiler! Buona visione! A Nanjing, in Cina, vive una bambina di nome Mei. È un talento della matematica e può risolvere complicati problemi matematici nella sua testa. Ha anche una grande memoria e non dimentica mai qualsiasi serie di numeri che incontra. Un giorno, Mei sta tornando a casa con le sue amiche, quando un gruppo di uomini la rapisce. Viene portata da un leader della mafia cinese, di nome Han. I dati digitali dell'impresa criminale di Han sono rintracciabili, quindi vuole usare Mei come sua calcolatrice personale, per memorizzare i dati per lui. Inizialmente, la bambina si rifiuta di collaborare, ma quando minaccia di uccidere sua madre, lei accetta di fare come detto. Sotto la cura del fidato membro della gang, Chang, Mei viene portata a New York, dove viene nascosta come sua figlia. Da qualche altra parte nel New Jersey, l'ex poliziotto e lottatore nella gabbia, Luke, ha un intenso match con il suo avversario. Ha venduto lo scontro in precedenza e dovrebbe perdere, ma accidentalmente tira un pugno troppo forte al suo avversario mandandolo dritto in coma. La vittoria fa arrabbiare il capo della mafia russa, Emil, che ha perso milioni di dollari con Luke. Luke si rende conto che un gangster arrabbiato significa che la sua famiglia è nei guai. Si precipita a casa, ma è troppo tardi, perché il figlio del gangster, Vassili, ha già ucciso la moglie incinta. Luke è devastato dalla morte e, sebbene possa combattere, non si vendica. I teppisti promettono poi di uccidere chiunque parli o entri in contatto con lui. Senza un posto e nessuno dove andare, Luke torna nella sua città natale, New York. Inizia a vivere come un senzatetto, girovagando per le strade di Manhattan. Un anno dopo, Mei sta ancora lavorando con la banda e vediamo che Chang l'ha portata a fare un giro per le strade di Chinatown. Lei memorizza la percentuale di profitto o perdita netta che ogni negozio deve affrontare. I proprietari dei negozi devono pagare alla banda una certa somma di denaro in base al profitto, quindi Mei si è dimostrata una risorsa utile per loro. Per tutto il tempo che ha lavorato con la banda, ha imparato molto su come funzionano gli affari nel mondo dei gangster. Da qualche altra parte, Luke vive in un rifugio per senzatetto altamente disorganizzato. Una notte, incontra un uomo senza scarpe e con dei piedi gravemente infetti. Per compassione, dà all'uomo le sue scarpe nuove, ma il giorno dopo si sveglia e scopre che qualcuno ha tagliato la gola al poveretto e ha rubato le scarpe. Nel frattempo, una signora che lavora a stretto contatto con Chang si avvicina a Mei nel cuore della notte e la informa della morte di sua madre in Cina, che era gravemente malata e in ospedale. Il giorno seguente, il capo della banda, Han, arriva per la prima volta a New York da quando ha mandato Mei. È arrivato con un pezzo di carta con una serie di numeri. Viene chiesto a Mei di memorizzare il foglio, cosa che fa in meno di 10 secondi. I numeri sembrano essere di grande importanza, perché Han riduce in cenere il pezzo di carta in modo che solo Mei possa sapere quali sono. Dopodiché, Chang la porta alla destinazione successiva. A Mei viene detto che dovrà memorizzare la seconda serie di numeri quando raggiungerà il luogo. Tutto va secondo i piani, fino a quando non vengono attaccati dalla mafia russa, guidata da Emil, il gangster che ha ucciso la moglie di Luke. Stanno anche cercando Mei a causa dei numeri che ha memorizzato. Segue una sparatoria, in cui i gangster cinesi perdono contro i russi che rapiscono Mei. Da qualche altra parte, Luke sta passando una brutta giornata, perché un passante ha rubato i soldi per la sua colazione. Mentre cerca di comprare qualcosa, si imbatte nel suo primo collega delle forze dell'ordine. L'uomo riconosce immediatamente Luke e lo porta in un edificio abbandonato con i suoi compagni poliziotti. Molto tempo fa, Luke ha smascherato i loro modi corrotti di aiutare i gangster del posto. I poliziotti sono ancora furiosi con lui per averli messi nei guai e lo picchiano e insultano, ma lui non si oppone. Alla fine, un agente porge a Luke una pistola, esortandolo a porre fine alla sua vita, ma Luke rifiuta e se ne va. Allo stesso tempo, Mei viene portata dal leader della mafia russa Emil, che le chiede dei numeri. Presto scopre che la signora che le ha detto di sua madre ha aiutato Emil per tutto il tempo. La signora chiede anche a Mei di dire loro il codice, ma a sua volta Mei afferma che la donna morirà, perché non sa come funzionano gli affari. Subito dopo, gli uomini le sparano, poiché non hanno più bisogno di lei. Mei sa che subirà la stessa sorte se dice loro i numeri, quindi tace. Proprio in quel momento, un poliziotto corrotto e uno degli ex colleghi di Luke, il capitano Wolf, arrivano al nascondiglio russo per catturare i criminali. Tuttavia, non lo stanno facendo per seguire la legge, ma per ordine del leader cinese, Han. Emil chiama il capitano e gli offre il doppio dei soldi rispetto ai gangster cinesi per allontanarsi dal suo nascondiglio. Il capitano corrotto accetta l'accordo,
e si ritira. A quel punto, May è riuscita a scappare dal nascondiglio senza farsi vedere da nessuno. Sia i gangster russi che quelli cinesi iniziano a cercarla, speranzosi di trovarla prima dell'altro gruppo. May alla fine raggiunge la stazione della metropolitana, dove Luke sta per porre fine alla sua vita. È a pochi secondi dal saltare sui binari, quando incrocia gli occhi con la ragazzina spaventata e si ferma. Nota anche i gangster che hanno ucciso sua moglie e che stanno cercando la bambina. Per scappare da loro, May sale sulla metropolitana, ma la banda riesce a intravederla e la segue. Luke si rende conto che qualcosa non va e decide di salvare la ragazzina. Si aggancia alla metropolitana e uccide tutti i russi sulla sua strada. Uno di loro riconosce Luke come il ragazzo che hanno picchiato un anno fa. È sorpreso di come qualcuno così sottomesso possa sconfiggere tutta la loro gente in pochi minuti. Alla fine, anche lui viene ucciso e Luke incontra finalmente May. Tuttavia, non appena la metropolitana si ferma, la bambina scappa via con la folla, scambiando Luke per uno dei cattivi ragazzi. Mentre sta andando a cercarla, Luke sente per caso un codice di avviso rosso che viene trasmesso a tutti i poliziotti. Si accorge che la ragazza è ricercata anche dagli agenti corrotti, che sicuramente la consegneranno alla mafia. Pochi minuti dopo, due poliziotti che hanno picchiato Luke in precedenza trovano la ragazza e cercano di prenderla. Luke arriva al momento giusto e li mette fuori combattimento in un istante, dimostrando che quella volta è rimasto fermo di sua spontanea volontà. May ancora non si fida, ma sale in macchina con lui quando arriva la mafia russa. Segue un inseguimento in auto ad alta velocità per le strade di Manhattan. Alla fine, Luke uccide tutti i russi, ruba i loro portafogli e porta May in un hotel di lusso. Da qualche altra parte, il capitano scopre che May è stata presa con la forza, non dalla mafia ma da Luke. È scioccato, perché Luke non è stato coinvolto in nulla legato al crimine da quando se ne è andato dalle forze di polizia. Nel frattempo, dopo aver fatto il check-in in hotel, May inizia a fidarsi di Luke e gli dice dei numeri che ha memorizzato. Controllando il formato dei numeri, l'uomo capisce che è la combinazione di una cassaforte. May dice che avrebbe dovuto memorizzare una seconda sequenza prima dell'attacco dei russi, il che significa che ci sono due casseforti con qualcosa di prezioso all'interno, che probabilmente doveva essere scambiato dalla mafia cinese. Proprio in quel momento, Chang scopre la posizione di May, utilizzando un dispositivo di monitoraggio nel suo telefono. Lui e i suoi scagnozzi arrivano in hotel e inizia una sparatoria. Segue il caos, mentre le persone corrono per salvarsi la vita. Alla fine, Luke entra in una scazzottata con i gangster, che fa separare lui e May. Chang riesce a prenderla, mentre Luke scappa prima di essere ucciso. Sa che non può lasciare May da sola, ed è pronto a tutto pur di riportarla al sicuro. Chiama quindi Vassili, il figlio del leader russo Emil, da un telefono che ha rubato prima. Vassili è anche il ragazzo che ha ucciso la moglie di Luke un anno fa. Luke finge di essere un membro della loro banda e afferma di avere il numero che tutti cercano. Vassili gli crede e lo chiama in un casinò per consegnargli il numero. Altrove, il sindaco della città chiama il capitano della polizia corrotto nel suo ufficio per discutere di tutte le sparatorie. Si scopre che anche lui e il suo ragazzo Alex sono corrotti, come tutti gli altri. Il sindaco rivela che Luke non era un poliziotto normale. Era infatti un agente della CIA, prestato alle forze di polizia in seguito all'11 settembre. Quando era nelle forze di polizia, lui e il suo ex compagno Alex hanno assassinato diversi capi del crimine, nel tentativo di imporre l'ordine. Tuttavia, Luke ha dovuto smettere dopo aver esposto i modi corrotti del capitano e della sua squadra. Alex invece è rimasto e ha sedotto il sindaco per arrivare dove si trova ora. Il capitano finalmente si rende conto che il ragazzo che pensava fosse un perdente, in realtà è il nemico più pericoloso che abbia mai avuto. Attualmente, l'ex partner di Luke, Alex, è il fidanzato del sindaco, che è diventato corrotto come lui. Quando il sindaco viene informato che May e Luke sono insieme, si innervosisce. È quasi come se sapesse qualcosa della cassaforte e della sua combinazione. Nel frattempo, May viene riportata dal leader Han, che le chiede se ha detto la combinazione a qualcuno. Lei mente e insiste sul fatto di aver fatto finta di non capire l'inglese. Chang chiama Alex e gli dice che hanno la ragazza, in modo che possano continuare l'incontro. Viene quindi rivelato che le persone con cui la mafia cinese sta cercando di fare affari sono il sindaco e il suo ragazzo Alex. Stanno scambiando i contenuti sconosciuti delle rispettive casseforti. Successivamente, Luke arriva al casinò, dove trova i gangster russi. Tende un'imboscata a tutti gli scagnozzi di Vassili e lo prende in ostaggio, progettando di usarlo per minacciare il leader russo Emil. Chiama quindi Emil e gli chiede del contenuto della cassaforte in cambio della vita di suo figlio.
Emil rivela che la cassaforte dei gangster cinesi contiene 30 milioni di dollari, mentre la cassaforte del sindaco ha qualcosa che vale i suddetti soldi. I due gruppi stavano per commerciare usando la bambina, ma i russi sono intervenuti e hanno distrutto il piano. Tuttavia, ora che i cinesi hanno Mei, il piano è tornato sulla buona strada. Chang va quindi a incontrare Alex e scambia i codici. Ora, l'unico modo per Luke di salvare la ragazza è ottenere i 30 milioni di dollari dalla mafia cinese, prima che avvenga lo scambio. Tuttavia, non può farlo da solo, perché la cassaforte è nascosta nel profondo di Chinatown e protetta dai più pericolosi gangster cinesi. Chiede quindi aiuto ai suoi ex colleghi poliziotti. Loro accettano di aiutare, ma solo per i soldi. Il gruppo entra quindi nel nascondiglio e inizia una sparatoria. Lungo la strada, muoiono diversi gangster e poliziotti. Quando finalmente raggiungono la cassaforte, Luke tradisce gli agenti e li uccide tutti tranne il capitano, che tiene in ostaggio insieme a Vassili. Prende anche i soldi dalla cassaforte e si dirige verso l'ufficio del sindaco. Sulla strada, chiama Alex e gli chiede cosa c'è nella seconda cassaforte. Siccome Luke ha i soldi, Alex è tenuto a fare tutto ciò che chiede. Rivela che la seconda cassaforte appartiene al sindaco, che contiene un disco con i dati su ogni gruppo criminale di New York. Il sindaco vuole venderlo ai cinesi, prendere i 30 milioni e lasciare che le bande si occupino di quello che devono fare. Alex stava per stringere l'accordo con Chang, ma poiché i soldi sono stati rubati, cerca di tornare per incontrarsi con Luke. Luke però gli ordina di portare Mei con sé, perché è una risorsa importante. Alex segue gli ordini, uccide Chang e i suoi scagnozzi, e va a incontrare Luke insieme alla ragazza. Nella scena seguente, Luke irrompe nell'ufficio del sindaco e gli chiede il contenuto della seconda cassaforte. Sebbene il sindaco sia riluttante, non ha altra scelta che consegnare a Luke un disco con i dati su ogni gruppo criminale di New York. Luke lo mette fuori combattimento e torna ad incontrare Alex come promesso. Con sia i soldi e le informazioni, è il più potente del gioco, ma Alex ha qualcosa di più speciale, Mei. Quando i due finalmente si incontrano per scambiare Mei con i soldi, Luke si rifiuta di collaborare, suggerendo invece di risolverla con una rissa. Alex si prepara, ma viene colpito alla gamba da Mei. Cogliendo l'occasione, Luke lo uccide con facilità. Lui e Mei sono finalmente liberi, con i soldi e il disco che possono utilizzare per protezione. Per la sicurezza della ragazzina, Luke lascia libero il capitano con 50.000 dollari come compenso per i suoi guai. Lascia anche andare Vassili, così i russi non andranno a cercarli. C'è poi il leader della mafia cinese Han, a cui sono stati rubati sia i soldi che Mei. Luke gli manda tutti i soldi rimanenti, in modo che non provi più a cercare la bambina. Alla fine, nasconde diverse copie del disco in tutta la città. Nel caso qualcuno tenti di fare loro del male, possono usare i dati come modo per ricattare alcune persone potenti. Nell'ultima scena, Mei e Luke vanno a Seattle per iniziare una nuova vita. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.